Giuseppe Gualtieri, l'ex compagno di Francesca Petrolini, è lui il presunto responsabile del duplice omicidio a sfondo passionale consumatosi l'antivigilia di Natale a Davoli Superiore. Le due vittime, Francesca Petrolini e il suo compagno Rocco Bava, si trovavano all'interno di questa tabaccheria di proprietà della donna nel centro del comune catanzarese quando il killer li avrebbe raggiunti e avrebbe aperto il fuoco. Il presunto omicida, irreperibile da ieri sera, è rintracciato nella tarda mattinata di oggi, a meno di 24 ore dall'agguato a casa di un amico a Davoli, è ex cognato di Francesca, fratello del marito defunto, con il quale aveva poi avuto una relazione finita male. Un epilogo che l'uomo non avrebbe mai accettato, al punto da arrivare a costringere la sua ex compagna a denunciare più volte le continue minacce subite. Da pochi mesi Francesca Petrolini, 53 anni, aveva iniziato una nuova relazione con Rocco Bava, 43 anni, di Simbario. I due, nel tardo pomeriggio di ieri, si trovavano all'interno dell'esercizio commerciale nei pressi di Piazza Procopio Giuseppe, quando il killer avrebbe sparato due colpi al torace della donna, morta sul colpo, quattro contro l'uomo, uno alla testa e tre al torace, riportando diverse ferite mortali. Bava, in fin di vita, avrebbe poi raggiunto l'esterno del locale. Secondo quanto si apprende, Gualtieri, 51 anni, avrebbe utilizzato due armi, un fucile e una pistola. Sul luogo della tragedia che ha scosso il piccolo comune del Soveratese sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Soverato e del comando provinciale di Catanzaro, gli uomini della scientifica, il medico legale Isabella Aquila e il magistrato Chiara Bonfadini. Intanto il presunto omicida è stato portato in caserma per l'interrogatorio. Rossella Galati per la CNews 24. Una donna dominicana di 36 anni è stata trovata morta intorno alle 8 di ieri mattina nel piazzale del Parco Giuliano a Scalea, dove si era trasferita da tempo. Medina Pena, questo è il nome della vittima, sarebbe precipitata dal quarto piano del condominio in corrispondenza del suo appartamento di 30 metri quadri, schiantandosi al suolo dopo un volo di quasi 20 metri. In un primo momento si era pensato a un gesto volontario, ma una volta giunti sul posto, gli inquirenti hanno raccolto elementi a sufficienza per seguire la pista dell'omicidio. Questa mattina alla svolta, a causa dei gravi indizi, il PM di turno alla procura di Paola, Maurizio De Franchis, ha disposto il fermo di un uomo, l'indiziato e il compagno della vittima. Secondo quanto riferisce un vicino di casa, la donna già in passato avrebbe subito violenze e aggressioni. Prima, 4-5 mesi fa, uno ha fatto casino dentro casa, rompe tutto, qualcuno è arrivato fuori, penso, poi lei non apre casa. Buttato casa, rompe casa, poi ho massato tutto, un parone, sangue pieno, è arrivato quella palazza signora chiamata, quella palazza chiamata, forse si è detto. La signora aveva già avuto problemi. Io ti ho detto, signora Rosa, ha detto che è successo, io ho detto che è successo, devi cacciare questa casa, questa sempre fa casino. Francesca Lagatta per la CNews 24. 10 colpi di pistola sparati in rapida successione. Così è stato ucciso la sera di Natale Marcello Bruzzese, 51enne originario di Rizziconi, ma soprattutto fratello del pentito Girolamo Bruzzese. La vittima si trovava sotto protezione a Pesaro, dove viveva con la moglie e i due figli da 3 anni. I killer lo hanno atteso sotto casa, nel centro storico della città marchigiana, e mentre stava entrando con la sua auto in garage intorno alle 18.30, lo hanno ammazzato senza pietà. Un'esecuzione in pieno stile mafioso, sono convinti anche gli inquirenti della DDA di Ancona, che si sono precipitati a Pesaro per prendere in mano le indagini. Marcello Bruzzese era fratello di Girolamo, collaboratore storico della procura antimafia di Reggio Calabria. Grazie al suo pentimento, la DDA dello Stretto non solo riuscì a ricostruire l'organigramma della Cosca Crea di Rizziconi, ma anche l'ampia rete di relazioni che il potente clan guidato col pugno di ferro da Teodoro Crea aveva instaurato con gli altri casati di 'Ndrangheta nella piana di Gioia Tauro. Una vita segnata dal sangue, quella dei Bruzzese. Il padre di Girolamo e Marcello fu ucciso a Cittanova nel 1995. Nell'agguato morì un altro uomo e lo stesso Marcello era rimasto ferito gravemente. La vittima però non aveva scelto la stessa vita di suo padre e suo fratello. Dopo qualche anno passato in Calabria, infatti, aveva lasciato la sua terra per trasferirsi prima nel nord Italia e poi in maniera definitiva a Pesaro. Molte sono le domande a cui gli inquirenti dovranno dare risposte. Oltre alla dinamica e all'individuazione del nome dei killer, infatti, gli uomini dell'antimafia dovranno capire cosa
qualcosa nel sistema di protezione non ha funzionato. Marcello Bruzzese era nel programma gestito da nuclei speciali delle forze dell'ordine che vegliano sull'incolumità dei collaboratori di giustizia, dei testimoni e delle loro famiglie. Un programma che dipende dal Servizio Centrale di Protezione del Ministero dell'Interno. Sembra evidente che qualcosa in quel sistema non abbia funzionato e il passato, con il suo carico di violenza e morte, è tornato a chiedere il conto a Marcello Bruzzese, un conto salato, pagato con la sua stessa vita. Francesca Altomonte per la CNews 24. C'è emergenza sangue a Reggio Calabria. Nonostante gli sforzi delle associazioni e del centro trasfusionale del grande ospedale metropolitano, le donazioni sono diminuite e le scorte sono talmente poche che sono stati bloccati i cosiddetti interventi in elezione, ossia tutte quelle operazioni programmate che non possono essere eseguite per non mettere a rischio gli interventi d'urgenza. La situazione è veramente seria. Abbiamo provveduto a bloccare gli interventi in elezione proprio per garantire il minimo, la minima urgenza in ospedale. La città purtroppo non risponde, è stato un anno terribile, siamo tornati indietro di anni rispetto all'anno scorso, le frigemoteche languono, la gente non risponde, la città sembra attanagliata. Nell'anno appena trascorso Reggio Calabria ha registrato un record negativo, 600 sacche in meno rispetto al 2017. Allo stato dei fatti un migliaio di persone sono state private delle trasfusioni o comunque ne hanno beneficiato in ritardo. Ogni singola sacca aiuta ben 3 pazienti ed è per questo che il dottore Trimarchi lancia un serio appello alla città. Invito veramente tutti i cittadini di buona volontà a farci un esame di coscienza, altrimenti la città muore, l'ospedale muore e non siamo in grado di garantire assolutamente il supporto trasfusionale, soprattutto ai pazienti oncoematologici. Non solo è un atto d'amore, ma non deve essere un atto di pietismo. Noi non siamo qui a chiedere il sangue per pietà, deve essere uno stile di vita. Oggi diventare donatori di sangue è una necessità per gli altri, ma soprattutto per noi. Diciamo Angela Panzera per la CNews 24. L'intervento in sé è stato rifiutato da altre strutture come Brescia, come Bologna, per cui è arrivata da noi quasi senza speranza. Noi invece non abbiamo avuto alcun tipo di timore ad utilizzare questa tecnica che è relativamente innovativa in un paziente non neoplastico. Rifiutata al nord, viene operata nella sua terra, la Calabria, grazie ad un'equipe che non ci pensa su troppo a fare un intervento che non era mai stato realizzato prima. È accaduto alla Lamezia Terme, nell'unità operativa di pneumologia diretta dal dottor Massimo Calderazzo, in quello stesso ospedale, il Giovanni Paolo II, bistrattato e vittima di continui ridimensionamenti. Ma le eccellenze sono diverse e questa ne è una conferma. La paziente aveva un versamento dovuto a una compressione dei vasi del mediastino da parte di un grosso gozzo tiroideo che non era operabile. La peculiarità dell'intervento è proprio questo, che è stato fatto in questa tipologia del paziente. Un intervento sulla parete toracica finalizzato al posizionamento di un catetere pleurico a permanenza con la tecnica della tunnelizzazione. A breve del caso Lametino parlerà anche la letteratura scientifica internazionale. Abbiamo in preparazione un lavoro scientifico perché siamo i primi al mondo a fare questo tipo di intervento in questo tipo di paziente. Tiziana Bagnato per la CNews 24. Posso dire ai medici? Dovrebbero stare più attenti perché c'è di mezzo una vita. Io con 4 figli a casa, specialmente la piccola che aveva bisogno della mamma. Ha un sorriso mesto e lo sguardo triste Daniela Sgarlato. Ci accoglie nella sua casa di Palmi insieme al marito Antonello e alla piccola Stefania. Sono passati più di 9 mesi dall'inizio del suo calvario e i segni dell'immane sofferenza che ha patito sono ancora impressi nei suoi begli occhi castani e in quel sorriso malinconico. Il calvario della signora Daniela è iniziato l'8 marzo scorso quando ha messo al mondo il suo 4° figlio, una bambina. Ha vissuto 7 mesi con un rotolo di garza nell'addome, sopportando dolori lancinanti e subendo diagnosi sballate da quegli stessi medici dell'ospedale di Polistena che avrebbero dovuto garantire la sua salute. Nessuno, tra chi l'aveva fatta partorire, si era accorto della mancanza di quelle garze, un errore ripetuto nei mesi successivi con diagnosi sbagliate fino all'individuazione del problema. E è iniziato il mio calvario, mi hanno ricoverata. Il primo intervento con la laparoscopia mi hanno tolto queste garze
Però c'è stata l'infezione. Ho passato le pene là in ospedale con dolori. Non mangiavo. Questo, la paura mia di lasciare i figli a casa. Come si è sentita in quei giorni? Mi sentivo male, pensavo ai miei figli. E nonostante la procura di Palmi ha immediatamente aperto un fascicolo e messo sotto indagine 10 sanitari dell'ospedale di Polistena, la vita della signora Daniela è ormai cambiata in maniera definitiva. Sto male perché non ce la faccio a prendere mia figlia in braccio. Non la posso cambiare, mi aiuta mio marito. Prima facevo tutto io a casa. Con 4 figli a casa io facevo tutto. Immaginate voi quello che c'è da fare, ora non posso fare quello che facevo prima. Francesca Altomonte per la CNews 24. Lei ha vissuto anche la prima guerra di 'Ndrangheta. La prima, le ultime appendici, che è quella della fine degli anni 70, che ebbe così qualche strascico fino ai primi anni 80. Per intero la seconda, che cominciò con l'omicidio, con la bomba ad Antonino Imerti a Villa San Giovanni in via Riviera, l'11 ottobre del 1985, e poi finì e culminò con l'omicidio del collega Antonino Scopelliti. Vogliamo ricordarlo così, Bruno Giordano, forte e vigoroso, lucido nel raccontare sin dai primi passi la sua storia di magistrato in trincea. Si è spento ieri nella sua casa di Rende, dopo una lunga battaglia contro un male inesorabile. La sua carriera era iniziata a Reggio, la sua città, dove indagò su buona parte dei 700 caduti nella mattanza scatenatasi dopo l'attentato dell'ottobre del 1985. E omicidi della guerra di mafia, non voglio dire metà, ma insomma... Fra un terzo e metà mi videro testimone diretto, nel senso che come PM di turno fui io a intervenire sul posto. Quindi insomma si immagini che periodo è stato, professionalmente e anche umanamente, perché si è arrivati a un livello di degrado. Ricordo che la gente in città scommetteva, faceva le scommesse se si fosse arrivati o meno a 200 entro la fine dell'anno, a 200 morti e 200 omicidi. Fu il primo a tentare vanamente di assicurare alla giustizia i responsabili dell'omicidio dell'amico e collega Nino Scopelliti. Portò alla sbarra la cupola di Cosa Nostra, ma dopo la condanna in primo grado, tutto franò. Indagò sul delitto ligato e sui Mamma Santissima dello Stretto. Fu poi presidente della Corte d'Assise di Palmi, procuratore di Paola e infine di Vibo Valentia, portando con sé il suo spirito di magistrato gentiluomo. Lo spirito che mi ha sempre contraddistinto, nel senso almeno che mi sono sempre riconosciuto e ritrovato, quello di fare il mio lavoro, con buon senso, con molta elasticità, ma con un senso sempre costante e vivo della legalità, senza della quale non c'è civiltà. Addio Bruno Giordano, lascia un segno profondo, una storia raccontata nelle carte dei suoi processi, insegnamenti ideali che continueranno a vivere nel lavoro dei giovani magistrati che l'hanno accompagnato nell'ultima parte della sua vita. Pietro Comito per la CNews 24. Sono stati volontari della Protezione Civile di base al Centro Servizi dei Due Mari ad onorare la memoria dei marinai russi morti durante i soccorsi per il terremoto che esattamente 110 anni fa ha distrutto Reggio Calabria e Messina. Oltre 100.000 furono le vittime e la ferita per il popolo reggino è ancora aperta. La deposizione di un mazzo di fiori al monumento della Villa Comunale però è anche un monito per la cittadinanza, nonché sottolinea lo straordinario impegno dei volontari durante questi eventi tragici. Quello che possiamo fare... Da parte nostra, volontari di Protezione Civile, che ogni giorno cerchiamo di coinvolgere la popolazione per informarle al massimo dei comportamenti esatti e dei comportamenti giusti da adottare in caso di calamità. Al comune invece si è svolta la cerimonia per l'installazione di una targa commemorativa in ricordo dei tanti cittadini deceduti a causa del sisma, uno dei più forti d'Italia. Le località del Reggino più colpite furono Pellaro, Lazzaro e Gallico, mentre gran parte del centro fu completamente raso al suolo.
Una giornata che serve a esprimere solidarietà alle popolazioni del sud-est asiatico colpite dallo tsunami e alla popolazione di Catania colpita dal terremoto, ma naturalmente anche una giornata che serve a richiamare un impegno sul piano della prevenzione dal rischio di dissesto idrogeologico, sul piano della prevenzione rispetto a quello che è il contrasto a questo tipo di eventi sismici. Che non Angela Panzera per la CNews 24. Sono Janus River, sono giro del mondo in bicicletta, ho 81 anni, sono da 18 anni in giro del mondo e adesso sto terzo anno gira tutte le regioni italiane. Mi è rimasti solo da girare Calabria, Campania e Lazio. Si scrive bicicletta, si legge libertà per l'81enne polacco Janus River, che sta girando il mondo in sella alla sua mountain bike da circa 20 anni. Un passato da impresario nel mondo del calcio e dello spettacolo che lo ha portato a lavorare in Italia, precisamente a Roma, per circa 30 anni. Poi la voglia irrefrenabile di avventura e quel viaggio in bici attraverso 154 paesi fino a raggiungere la Calabria. Mi ha accolto bene Calabria, dove sono già fatto 500 chilometri, c'è ancora da fare 400. Faccio lungo costa ionica, lungo costa tirenica. Calabria è bellissima, specialmente qui di Catanzaro, e dopodiché da Napoli con nave portano al Sud America. Faccio giro della Cina e 2028 io arrivo a Pechino e avrò 91 anni come compleanno. Un'impresa singolare che Janus affronta con soli 3 euro in tasca, un sacco a pelo e senza alcun tipo di paura. Dopo 18 anni giro di bicicletta tutti i giorni, che paura posso avere? Non esiste. Nessuna paura, ma anche nessun problema di salute. Mai visto dottore vita mia, mai stato malato. Io credo in fortuna, perché mai caduto da bicicletta vita mia. Mai bucato, tedeschi mandano le gomme ogni anno, si solo cambia, non bucano. Mai. Negli anni il simpatico ciclista, che fino ad ora ha percorso circa 250.000 chilometri e consuma un solo pasto al giorno, è diventato un personaggio popolare, tanto da ricevere ogni giorno ospitalità da parte dei comuni e delle associazioni che incontra. Tanta energia dunque nelle parole e nelle gambe di Janus. Gli auguri per queste feste e poi di nuovo in sella verso il traguardo finale, la Cina. E auguro a tutti buon anno nuovo e felicità, e stare con famiglia, divertirsi questi giorni della festa. Rossella Galati per la CNews 24. L'arte ti paga e ti salva la vita, come dico sempre. Marcello Fonte, l'attore pluripremiato nell'anno appena trascorso, fa ritorno nella sua Reggio Calabria per la presentazione del libro Notti Stellate, il romanzo autobiografico di un giovane ribelle carico di sogni che, partendo dalla miseria più nera, è riuscito ad approdare al tappeto rosso del Festival di Cannes, vincendo nel maggio scorso la Palma d'Oro per la magnifica interpretazione in Dogman di Matteo Garrone. La prendo, dai. Una pellicola che gli vedrà anche assegnato l'European Film Awards e il Nastro d'Argento come miglior attore protagonista. Sono lontani i giorni in cui Marcello immaginava che i rumori della pioggia battente sulla lamiera della baracca in cui abitava ad Archi con la famiglia fossero invece degli applausi, perché adesso gli applausi e i riconoscimenti sono reali. Anche per voi. Io quella lamiera, insomma, ho fatta pagare tanto anche. Quanto costa una lamiera? Non costa niente. Dipende il valore che dai alle cose. Cioè, abbiamo tanto a volte se lo valorizziamo poco. C'è chi invece ha poco e lo valorizza tanto. Io quello che ho fatto è questo, ho valorizzato quello che avevo. Ho trasformato il veleno in medicina. Angela Panzera per la CNews 24. Che lo devono togliere per portarlo via? Mo da sono qua. Che vuol dire? Se c'è un morto che facciamo, un morto puzza, e si deve togliere. Noi abitiamo qua e ci respiriamo, basta che c'è un po' di vento, respiriamo polvere sottile. Cresce la paura tra i cittadini di Gallico, quartiere a nord di Reggio Calabria, per l'amianto lasciato sulla spiaggia. Il pericoloso materiale tossico è stato rinvenuto mentre era in corso la demolizione da parte del comune del Fata Morgana,
Il ristorante, simbolo della Movida negli anni 60, poi divenuto il quartier generale del presunto boss Paolo Romeo. Era il 12 dicembre quando le ruspe hanno iniziato l'abbattimento dello stabile abusivo. I lavori sono stati interrotti, ma le pale meccaniche hanno spezzato molte lamiere, che adesso giacciono sull'arenile senza nessuna protezione, esponendo la comunità a rischi per la salute, in quanto respirare le polveri ha effetti cancerogeni. Il sindaco Giuseppe Falcomatà si è difeso, sostenendo che non sapeva ci fosse l'amianto e che lo stesso era incapsulato nel sottotetto, ossia il posto dove solitamente si trova, anche perché l'immobile è stato edificato negli anni 60, periodo in cui veniva solitamente usato prima di essere bandito. I residenti questa versione non se la bevono e chiedono subito la rimozione. So che quando è arrivato il cinema è arrivato la ruspa e ha iniziato. Perciò quello che c'è sulla spiaggia lo devono togliere il più presto possibile. Non può rimanere lì. Che l'amianto è una vita che si vede e che c'è. Hanno detto che avevano mandato dei periti. Non penso che questi periti non abbiano potuto vedere l'amianto che era vista d'occhio. Poi da quando è successo questo fatto che hanno demolito l'amianto, qui non c'ho più... Momentaneamente il bar sta funzionando di meno, che tanta gente ha paura di avvicinarsi perché sa che sta respirando questo veleno, che siamo come dei parassiti che ci stanno uccidendo e non ci rendiamo conto. Voglio dire, se l'aveva fatto una persona normale, già era in carcere e buttavano la chiave. Palazzo San Giorgio ha annunciato lo stanziamento di 10.000 euro per completare la demolizione e bonificare l'area. I cumuli di macerie, insieme ai rifiuti pericolosi, sono ancora lì esposti al vento e alle intemperie. Il perimetro è delimitato da una semplice rete di plastica e si accede con facilità. Nessuno vigila. Quella che doveva essere una bella pagina di legalità alla fine si è trasformata nella solita parentesi di inefficienza, superficialità, incuria e potrebbe anche avere presto risvolti giudiziari. L'associazione Stanza 101 Amareggio ha infatti depositato un esposto alla procura affinché venga fatta chiarezza. Le rassicurazioni, se così le possiamo definire, da parte dell'amministrazione del settore urbanistico non ci soddisfano evidentemente e vorremmo che le istituzioni, innanzitutto la procura, avviasse un iter per tutelare questa importante area di Reggio che oggi rappresenta un po' il simbolo del degrado e anche per andare incontro alle legittime preoccupazioni dei cittadini di Gallico che temono per la loro incolumità. Angela Panzera per la CNews 24. È il giorno del dolore a Davoli Superiore, il paese di Francesca Petrolini, la 53enne uccisa per gelosia a colpi d'arma da fuoco la sera del 23 dicembre insieme al suo compagno Rocco Bava, 43 anni, per mano del suo ex marito Giuseppe Gualtieri, nei cui confronti è stata emessa un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Un'intera comunità si è stretta attorno alla famiglia di Franca, così la chiamavano in paese, nella chiesa di Santa Barbara nel borgo catanzarese. Occhi lucidi e dolore, ma anche tanta rabbia per il figlio Domenico e il nipotino Vincenzo, per la sorella Margherita, per i parenti e per tutta la comunità, una fine difficile da accettare, per la quale, ha detto il parroco Don Pasquale Gentile nell'omelia, bisogna affidarsi a Dio e trovare in Lui la consolazione. E così siamo tutti qui radunati, per affidare alla misericordia del Signore la nostra sorella Francesca. E così è che il Signore saprà accoglierla, ma soprattutto saprà dare consolazione alla sua famiglia, a Domenico, la sorella Margherita, il nipote. Saprà dare, e certamente desidera dare conforto e consolazione e speranza a questa comunità. La vita di Francesca è stata interrotta bruscamente all'interno della sua attività commerciale, un tabacchino nel centro di Davoli. Era qui quella domenica pomeriggio insieme al suo compagno ed è qui che chi la conosceva ha voluto lasciarle un pensiero. Per tutte le violenze consumate su di lei, per tutte le umiliazioni che hai subito, per il suo corpo che avete sfruttato, per la sua intelligenza che avete calpestato, per la libertà che le avete negato, per la bocca che le avete tappato, per le ali che le avete tagliato. Per tutto questo, in piedi, Signore, davanti ad una donna. Ciao Franca. Rossella Galati per la CNews 24. Visita il sito www.lacnews24.it oppure scarica l'app sul tuo smartphone o tablet per essere aggiornato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sulla Calabria che fa notizie.
La CNews 24, edizione giorno alle 14.15 ed edizione sera alle 20.30. La CNews 24, la Calabria che fa notizia.